A me personalmente mi riempie di energia, quindi adesso esco di qua, vado a fare il mio lavoro serio e, e mi sento veramente energizzata, quindi so di aver lasciato qualcosa di bello e di buono e di, aver, di averne ricavato altrettanto. Un'ora e mezzo di allegria e sorrisi, distribuiti per tre o quattro volte a settimana, sono quelli che i dottori speciali della tribù dei Nasi Rossi portano nel reperto di pediatria dell'ospedale San Donato di Arezzo. Allora, all'inizio, un, un po' sorpresi, cioè, come dire, chi sono questi personaggi strani no? che, che passano e che fanno? E, e poi l'energia si alza automaticamente. Quindi, bambini che magari sono spaventati e quindi eh, si tranquillizzano tranquillizzano, uh, tanti bambini che ridono per fortuna, anche se questo non è diciamo, l'obiettivo principale. E direi: aggiungerei che non facciamo del bene solo ai bambini ma anche a, agli adulti di riferimento che poi sono con loro. Un'attività che a gennaio 2025 taglia il traguardo di un quarto di secolo e che dalla pediatria si è estesa una volta alla settimana anche al reparto di oncologia e alla radioterapia dell'ospedale Aretino. Direi che ormai ci hanno adottati, dopo 25 anni qua dentro siamo diventati una grande famiglia, quindi ci accolgono molto bene e sono... collaborano con noi, quindi giocano con noi e diciamo che ci aiutiamo a vicenda. Quindi direi che è una delle esperienze più arricchenti. Della mia vita, assolutamente.